Pietro Ruffo, artista, una formazione in architettura, lei realizza opere d'arte a partire dalle mappe e intorno alle mappe, mappe che rappresentano anche gli esseri umani e il cammino degli esseri umani. Sì, il mio lavoro effettivamente è un lavoro realizzato con la carta. E quando si studia architettura, la prima cosa che si fa per progettare è prendere tutti i tipi di cartografie inerenti a quel luogo. Nello stesso modo, nella mia pratica artistica, tramite delle carte storiche cerco di analizzare dei grandi temi legati alla storia e più in generale alla storia dell'uomo. Lei fa anche, a parte dei quadri, diciamo, a più strati, dà delle forme differenti alle mappe che non sono le forme che siamo abituati a vedere. Da cosa si parte? Si parte dalla geometria. Quindi viviamo su una sfera, ma noi ovviamente ragioniamo su un piano bidimensionale. E quindi come si porta una sfera su un piano bidimensionale? Ci sono vari tipi di proiezioni. La visualizzazione che noi usiamo più spesso è la proiezione di Mercatore, che è una proiezione cilindrica, che ci dà uno sviluppo rettangolare. E poi, dopo la geometria, c'è la politica. Rispetto al tema delle migrazioni, ho quindi immaginato questi grandi quadri con diverse forme, ogni forma rappresenta un tipo diverso di mappa, e all'interno di questi quadri si spostano popoli disegnati con la penna sfera blu e si spostano anche questi stormi di uccellini, come per dire che, come tutte le specie di animali, abbiamo sempre migrato da quando siamo nati. Ha realizzato anche opere che riguardano direttamente il mondo digitale, in particolare ai tempi delle primavere arabe. Come? Quello che mi interessava della primavera araba era soprattutto come questo messaggio che nasceva dal Nord Africa si è poi espanso in tutto il resto del mondo. Si è espanso grazie a Internet. Quello che mi interessava quindi era di creare queste grandi carte geografiche con un disegno, che è un disegno, un motivo islamico che viene dalla Alhambra, dove all'interno di questi rosoni ho inserito parole citate dai poster. Qui c'è questa idea di questa rete sovranazionale che espande questo messaggio di cambiamento dal mondo arabo, dal Nord Africa, in tutto il mondo. Ecco, lei ha realizzato una mostra che è una sorta di dialogo tra le sue opere e gli archivi della Biblioteca Apostolica Vaticana. In questo contesto le mappe da strumento di viaggio diventano mappe utopiche, cioè mappe della fantasia, mappe della volontà. Sì, un viaggio che ci ha permesso di scoprire delle carte non per forza geografiche, delle carte legate al viaggio. C'è per esempio questa mappa lunga 6 metri che rappresenta dalle sorgenti del Nilo fino alla foce del Nilo. Ho quindi voluto riprendere realizzando la stessa mappa con però tutti questi personaggi e tutte queste storie che si avvicendano sulle sponde del Nilo. Carte della volta celeste, come se nel cielo diverse culture si ritrovassero. Lei sostiene che la carta celeste non muta, mentre le carte geografiche mutano a seconda della politica e che quindi in qualche modo quella celeste è quella più di riferimento. Sì, pensiamo al periodo del Covid. Un giorno l'Italia chiudeva le frontiere verso la Francia le chiudeva verso la Spagna, il giorno dopo cambiava tutto ancora. È come se per avere una carta sì precisa ma anche affidabile tu dovessi disegnare una carta ogni settimana. Dovremmo quasi affidarci di nuovo alla volta celeste per fare i nostri viaggi, le nostre migrazioni, piuttosto che a delle mappe politiche molto precise, ma che cambiano in continuazione. Lei ha studiato e trovato anche delle mappe sentimentali in Vaticano. Di che cosa si tratta? Sono delle cartografie che nascono soprattutto in Francia, quindi hanno tutto l'aspetto di essere una carta geografica, ma in realtà quando le si va a vedere da vicino ci sono tutta una serie di sentimenti e come difenderci
da queste passioni e da questi sentimenti così forti per i quali spesso non abbiamo le armi adeguate.